Ciao a tutti! Oggi io e Giulia vi mostreremo tre esercizi per rafforzare i glutei, che sono dei muscoli posturali molto importanti. Abbiamo due opzioni. Possiamo appoggiare le mani, ma se avverto dolore ai polsi, posso appoggiare gli avambraccia aprendomi nei gomiti, esatto, la fronte adagiata sulle mani. E da qui, mentre lavoreremo con i gomiti, dobbiamo cercare di prestare attenzione a non andare in un'eccessiva estensione toracica. Per oggi scegliamo la posizione, esatto, con le mani, che a Giulia non ha problemi. Da qui cominciamo per esempio a sollevare una gamba piegata e tenerla un attimo lì. Bene, rilassiamo un attimo le dita dei piedi. Cerchiamo di mantenere una connessione delle pareti addominali per far sì che non ci sia un'eccessiva curva lombare. Quindi prova a far vedere Giulia se la sua gamba salisse troppo, sale, esatto. Succederebbe una rotazione, avverrebbe una rotazione, un'eccessiva curva lombare, per cui giustamente Giulia si è fermata prima e da qui, tenendo le pareti addominali attive e il peso ancora sulla mano sinistra, faremo dei piccoli molleggi verso l'alto, in parallelo, e facciamo qualcuno anche in extra rotazione, esatto, un range ottimo, quindi non eccessivo, non troppo grande, un contraggo e rilascio, e poi in intra rotazione. Cerca di stare un pochettino col peso di più sulla mano sinistra, Giulia, sì. Bene, usa il respiro, chiudi leggermente le costole e da qui possiamo tornare in parallelo e fare dei piccoli cerchi, per esempio, in una direzione, tenendo bene la spinta delle mani verso il pavimento, come se volessi allontanare il petto dal pavimento. Bene, ci sediamo un attimo sui talloni, puoi rimanere con le mani in avanti per allungare un attimo la schiena e farti un paio di respiri profondi, espandendo la cassa toracica di lato e dietro. Butti fuori l'aria, un pochettino forzato dalla bocca, scavi leggermente negli addominali, pian pianino affondi i glutei sui talloni e pian pianino srotoli e sali su. Da qui ti sdrai sul fianco, le ginocchia sono piegate, il braccio può stare sotto la testa, ma se c'è necessità di un asciugamano, un cuscino, se si ha dolore alla spalla, si può utilizzare benissimo quello. I fianchi sono lunghi, quindi cerchiamo di partire non in completo relax, quindi il fianco sotto è leggero, c'è un minimo di attivazione addominale. Da qui il ginocchio si solleverà e scenderà nuovamente. I talloni li tengo uniti questa volta, quindi c'è un'extra rotazione, bene, dell'anca. Il bacino rimane fermo, quindi posso utilizzare la mano, la tua mano, sul bacino per sentire che non c'è movimento, quindi magari lo faccio più piccolo, ma la priorità è che il bacino rimanga fermo. Posso sollevare anche il piede questa volta, esatto, e continuare con questi piccoli movimenti. Quando scendo non tocco con l'altro ginocchio e risalgo. Posso anche aggiungere un'intra rotazione e un'extra rotazione, esatto, sì, intra ruoto ed extra ruoto l'anca. Pensando al movimento che parte dalla testa del femore, intra ed extra. Esatto, facciamone ancora due. Anche qua possiamo abbinare una respirazione, per esempio buttiamo fuori l'aria, quando sale il ginocchio rimango su, è come se avessi una matita sul ginocchio, facciamo dei cerchietti, 5 in una direzione e 5 nell'altra. Questo esercizio serve per allenare le fibre del gluteo medio. Quello di prima serviva per allenare le fibre del grande gluteo. Ci fermiamo un attimo e ci traiamo pancia in su. Non necessitiamo di cuscini dietro la testa. Bene, le braccia sono lungo i fianchi. I piedi sono un pochettino più distanti dai tuoi glutei, Giulia, bene. Potremmo utilizzare anche una pallina in mezzo alle ginocchia, se ce l'abbiamo, o anche a corpo libero va benissimo. Noi la pallina l'abbiamo e la mettiamo. Bene. Guarda verso l'alto, spacca il mento, cominciamo a salire con il bacino. Quindi scucchiaiamo, saliamo verso l'alto, bene. E poi scegliamo, sciogliendo lo sterno, srotoliamo e riportiamo giù il bacino. Bene, cerchiamo di sentire tutto il piede appoggiato, quindi anche l'intero del piede che si appoggia, e proviamo a rimanere su, bene. Da qui, mentre respiriamo, proviamo a mandare l'aria nella cassa toracica, quindi cerca di non rilassare completamente le pareti addominali quando inspiri, ma prova a mandare l'aria nella cassa toracica. Quando
punti forinari e un pochettino le pareti addominali si attivano solo con un'espirazione forzata. Bene, ancora, rimango su, levo poco poco il mento e cerco di mantenere la zona alta toracica morbida, ok? Scendi un centimetro inspirando ed espirando risali di quel centimetro. Bene, siccome abbiamo anche la palla, la Giulia la può stringere e attivare quindi contemporaneamente gli adduttori e di nuovo le fibre del medio gluteo. Bene. Fanne ancora due, espira un po' forzato dalla bocca, scava un pochettino nell'addome, esatto, giusto un po' di attivazione delle pareti addominali. Facciamo l'ultimo, rimaniamo su e poi pian pianino scendiamo. Srotoliamo, lasciamo cadere lo sterno. La prossima volta sarà senza la pallina tra le ginocchia, saliremo nuovamente verso l'alto articolando la colonna. Se questo movimento ci dà fastidio, possiamo salire senza articolazione. Proviamo a farlo vedere, Giulia. Scendi verso il basso, prova a salire senza articolare la colonna. Affondi i piedi, sali su. E rimani su. Affonda il piede destro, attenzione alle ginocchia un pochettino, ok. E prova, buttando fuori l'aria, a staccare la gamba sinistra a tavolino. Bene, poi la riporti giù. Cambi la gamba. Quindi prima butti fuori l'aria forzato dalla bocca e poi ti muovi. Appoggi, se è troppo intenso, ci fermiamo un attimo. Proviamo a staccare solo il tallone. Esatto, cambio. Ok, la priorità è cercare di sentire che c'è una buona stabilità del centro, una buona connessione addominale, devo sentire la parte posteriore delle gambe lavorare bene, quindi glutei, retrocoscia. Se sento la zona lombare che dà fastidio, o scendo prendo una pausa, oppure regredisco e comincio e faccio soltanto una salita e una discesa del bacino. Quando mi sento forte, sento che ho una buona stabilità, allora comincio a sollevare un tallone e poi posso cominciare a sollevare la gamba. Per chi è forte può stare su con la gamba a tavolino e contare anche 6 secondi. Tieni, ok? Posso fare dei molleggini con la gamba piegata, su e giù col bacino. Ok? Giusto per intensificare un po'. Bene. Questi sono i nostri 3 esercizi per i glutei.